Bene, ben ritrovati al nostro corso sugli script bash, lezione numero 4. E parliamo delle tuple o in inglese array. Le tuple sono, cosa sono? Sono delle variabili multiple che lavorano con un indice per scrivere o leggere una specifica posizione nella memoria del nostro PC che così per nostra convenzione comodità chiameremo cella chiamiamo cella perché queste tuple hanno appunto un indice quindi una variabile può contenere con quello stesso nome più l'indice più valori e vediamo adesso rapidamente con un esempio cosa intendo perché magari detta così sembra più complicata di quella che non sia um, e vediamo subito un esempio, chiaramente, che è più facile che capire con un esempio, non esiste, quindi creiamo la nostra tupla della settimana con i sette giorni, quindi sette celle, quello che ho appena detto, una cella per ogni giorno della settimana, ecco qua, la sintassi è semplicemente questa, settimana di indice 1 lunedì, 2 martedì, bla bla bla, fino a 7 domenica, e come sempre qui, sulla sinistra riporto il nostro codice, quindi se anche voi seguite con il codice sott'occhio lo trovate nel file corso script bash parte 4 ovviamente. Le tuple, allora come al solito si inizia col bin bash, col clear per pulire il nostro terminale così non facciamo confusione. Quindi ci concentriamo sul nostro script e le tuple. E differenti modi per definirla, la settimana per esempio, semplicemente si scrive settimana, parentesi quadra, quindi non rotonda, vabbè, anche qui è una decisione sintattica di chi ha creato la bash, dobbiamo solo prendere atto che si fa così, non c'è nessun motivo particolare, non parentesi rotonde ma parentesi quadre, quindi settimana di 1, lunedì, Settimana di 2 martedì, settimana di 3 mercoledì ta 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 ta, e domenica. Ecco. Naturalmente non c'era nessuna necessità di mettere questa frase. Domenica e domenica, però l'ho messo per quale motivo? Per mostrarvi che laddove il contenuto alfanumerico, quindi di stringa di caratteri, contenga degli spazi, come qui. Quindi domenica spazio, righetta spazio, il spazio meritato riposo. Bisogna. Includere tutto il contenuto, quindi il valore della cella numero 7 della, della tupla settimana, della variabile tupla settimana, dicevo oh, bisogna includere il contenuto fra virgolette doppie, quindi si apre la virgoletta doppia, si scrive il contenuto e si chiude. Ecco, vedete che ehm, avrete già notato nella lezione precedente, però le stringhe di caratteri, cioè le, le, le o le frasi o le parole o le lettere messe fra virgolette doppie diventano rosa e questa sta a indicare appunto del testo, un valore testuale, quindi doppia virgoletta aperta e chiusa l'interno diventa rosa. Sopra non l'ho messo, non, non le ho messi fra virgolette doppie perché è una parola sola. Senza spazi in mezzo, quindi non è necessario metterli. Diciamo che per coerenza del, del codice sarebbe meglio sempre usarlo. Se si sa che si sta assegnando un valore stringa, un valore alfanumerico, è meglio metterli. Quindi bisognerebbe mettere tutto così, ho voluto volutamente eh, tralasciare le virgolette, per mostrarvi la differenza, cioè perché qui posso tralasciare le virgolette doppie e qui no. Proprio per questa ragione degli spazi che qui non ci sono. Però, ecco, io diciamo che buona regola, una volta che si impara un modo nella sintassi, usarlo sempre, anche se qui sembrerebbero superflue le virgolette. Qui, diciamo, didatticamente ho voluto tralasciarle, ma nel vostro caso, direi magari quando avete che fare con dei testi mettete sempre fa virgolette doppie, che è anche più facile anche a occhio capirlo visto che diventa rosa, è facile vedere che è un valore che stiamo assegnando a una variabile. Ecco. Quindi, a parte questa differenza che ho voluto evidenziare, vedete che ho voluto creare una tupla, un array in inglese chiamata opportunamente settimana con il suo indice dall'1 al 7 con i suoi valori dei giorni della settimana. E questo è un modo per caricare le tuple. Ci sono anche altri modi, ecco, vedete qui, dico ci sono altri modi di definire una tupla. Per esempio, i mesi. Prendiamo un altro esempio, quindi dopo la settimana voglio crearmi una tupla mesi che contenga i mesi, quindi 12 cellette di memoria, 12 posizioni dell'indice, e vedete, questo è un altro modo. Cioè, praticamente ho fatto così, ho fatto così, è la stessa cosa il risultato finale. Otterriamo una tupla da interrogare con, con l'indice specifico. Quindi ogni cella avrà il suo valore, però è un modo diverso di scriverlo. Scegliete voi cosa preferite, magari è più chiaro un elenco così riga su riga piuttosto che aver scritto tutto così di seguito. Scegliete quello che preferite, io ho voluto mostrarvi le diverse sintassi eh, riconosciute dal motore bash del, della Shell. Quindi vedete che in mesi invece che metterli a uno a uno in, in verticale, li ho messi in orizzontale, quindi sempre indice. 1 uguale a gennaio, spazio indice 2 uguale a febbraio, eccetera, 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 fino a dicembre. Ancora una volta non ho usato le virgolette perché nei nomi dei mesi non ci sono spazi, però già detto, eh, la regola. C'è ancora una terza possibilità che è quello di non indicare nulla come indice, ma di semplicemente indicare i valori uno in fila l'altro a seconda di come li vogliamo nell'indice ecco vedete che ho creato una terza tupla chiamata valori uguale parentesi spazio spazio ecco e, non è che questo spazio ho scelto di metterlo perché a me piace mettere lo spazio ma è proprio la sintassi che richiede lo spazio se io facessi così non funzionerebbe quindi gli esempi che trovate prendeteli come buoni perché, così come sono scritti perché la sintassi particolare della shell bash che vuole così, eh? quindi non è che sono spazi superflui ma servono, hanno un loro scopo. Ecco, la particolarità dei, eh, di questa ultima eh, tipologia di definizione di una tupla è che l'indice quindi qui viene definito dalla Bash automaticamente dietro l'indice, parte in realtà da 0 e non da 1. Tenere presente solo quello se mai volete usare questa forma. Ecco perché ho voluto caricare questa tupla chiamata valori partendo dalla parola 0 1 2 3 4. In realtà sono 5 valori, ma tenete presente che se non forzate voi l'indice così 1 2 3 4, parte da 0, quindi per interrogare i valori, per recuperare i valori di questa tupla chiamata valori, dovrete, per averlo 0 dovete fare valori di 0, valori di 1, terrete 1, eccetera, eccetera. Adesso lo vediamo con l'esempio qui sotto, perché? Perché abbiamo creato le tuple qua sopra e qui sotto vi mostro degli esempi di lettura, ovviamente, quindi di recupero, un po' come con le variabili, usiamo il comando eco che già conosciamo. Il comando eco dollaro per leggere la tupla questa volta non la semplice variabile a una dimensione una celletta, ma la tupla con le sue varie cellette. Ecco quindi la, la tupla si può interrogare con il suo indice, quindi l'indice per andare a prendere quella specifica celletta. Ecco che, per esempio, nella prima riga qui o vado a recuperare il valore dell'indice 1, quindi della celletta 1 della settimana, e io mi aspetto che mi torni poi lunedì, perché è 1, eccolo qua, l'1, 1. Rispettivamente il 5, il 5 è venerdì, mi aspetto che mi torni quindi lunedì e venerdì. Poi c'è una sintassi particolare che permette di ottenere quanti, di quanti valori è composta una tupla e vedete che ho messo un comando eco quindi con una stringa descrittiva davanti quindi tra le virgolette che abbiamo imparato a conoscere quindi numero di valore della tupla settimana uguale a dollaro cancelletto vedete come fosse lo stesso simbolo dei commenti eh? però in questo caso ha tutto un altro significato quindi cancelletto settimana parentesi quadra asterisco che vuol dire tutto. Quindi il cancelletto vuol dire tornami il numero del tutto di tutta la tupla, e quindi questo ci tornerà praticamente 7. Um, L'asterisco, spesso penso che chi usa un computer lo sa: spesso viene usato come wild character, cioè come carattere per indicare tutto quello che trovi, anche nelle ricerche, eh, spesso è un carattere molto conosciuto per essere usato come sostituto di, di tutto di trova tutto quello che, che puoi trovare da lì in avanti con l'asterisco. Quindi, anche qui diciamo che l'asterisco funge un po' dal tutto. Quindi della tupla settimana, indice asterisco vuol dire tutto completa la tupla. Quindi tutti e sette gli indici e il simbolino qui la dash del cancelletto vuol dire tornami il numero. Quindi è un conteggio, praticamente. Ecco. Rispetto a eh, interrogare una variabile semplice singola come abbiamo visto nella lezione precedente eh, l'interrogazione di una tupla è molto simile quindi c'è eco dollaro il nome della tupla naturalmente parentesi quadra il suo indice ma in più tutto ciò è contenuto in un paio di parentesi graffe quindi vedete che nelle script bash si usano anche le parentesi rotonde, però molto più spesso si usano le parentesi quadre e addirittura graffe. Quindi anche qui bisogna prendere atto che la sintassi è questa, cioè non c'è un motivo specifico per cui è così, è stato deciso che è così. Quindi il comando eco è sempre lui, il dollaro non segue subito il nome della variabile perché è una tupla, quindi aperta parentesi graffa, il nome della tupla, l'indice che vogliamo, chiusa parentesi graffa. Ecco, se vogliamo ehm, visualizzare a terminale tutto il contenuto di una tupla mettiamo, ecco vedete come qui io voglio tutto il contenuto della tupla mesi, quindi tutti i mesi, metto semplicemente di nuovo l'asterisco come indice, non un indice specifico, non metto 3 per ottenere marzo ma metto asterisco e lui mi farà vedere da gennaio fino a dicembre, vedete che la differenza rispetto al comando precedente dove io voglio il numero degli elementi contenuti nella tupla dove ho messo il cancelletto davanti, qui non metto il cancelletto davanti, quindi mi stampa a video, mi visualizza a video, quindi nel terminale, il contenuto e non la quantità di elementi, ma tutti gli elementi uno dietro l'altro. E poi ecco questa la, la particolarità che dicevo prima della tupla valori che non ha un indice specificato da noi quindi parte da 0, vi volevo mostrare con un paio di eco quindi di recupero di valori che parte appunto dall'indice 0 e non dall'indice 1 quindi qui mi aspetto che mi torni 0 e 1 eseguiamo questo script eseguiamo questo script quindi vado a recuperare il mio Comando, questa volta è la parte 4, quindi script parte 4, faccio il mio enter e vediamo un po' che cosa mi ha tornato. <coughs> allora, vabbè, ho fatto il clear per pulire il video, ripeto quello che ho detto dalla scorsa lezione, lo script bash va dall'alto verso il basso, quindi ha da prima caricato le nostre tuple quindi la settimana, i mesi, i valori, e fin qui non vediamo nulla, e poi il primo comando eco cominciamo a vedere, allora il primo comando eco diceva voglio la celletta 1 dell'indice 1 della settimana lunedì, in effetti ecco lunedì, il secondo comando eco vuole l'indice 5 della settimana che corrisponde a venerdì, ed ecco qua venerdì messo lì visualizzato, poi il terzo comando mi dice voglio il numero di Valori diversi di celle che ci sono nella tupla settimana e vedete che mi torna 7. Questo comando che abbiamo visto prima con la dash davanti, poi voglio stampare tutto il contenuto della tupla mese, quindi con l'indice asterisco, ecco dollaro parentesi graffa, tupla quadra asterisco chiusa quadra, graffa ed ecco qua che vedete gennaio febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre. Questa qui è tutta la tupla dei mesi stampata di fila. Poi in ultimo vedete la tupla valori per la quale non abbiamo noi specificatamente indicato un indice, quindi parte da 0. Vedete il primo valore stampato è lo 0 con l'indice 0, il secondo con l'indice 1 e vedete che mi ritrovo la, la, la parola, la stringa 0 e la stringa 1. Ecco qua, tutto qua. Ecco, le tuple sono molto importanti, eh, altrettanto delle variabili, perché anche queste danno vita al codice, ci permettono di creare anche degli automatismi nei codici. Eh, avendo un indice per il numero della settimana, se noi stiamo lavorando su dei numeri nel nostro script, per esempio, noi potremo accedere direttamente con il nostro numero in mano e ottenere in lettere stese il giorno corrispondente, uguale per i mesi. Se noi stiamo facendo uno script che ci fa ottenere il numero di mese, noi possiamo andare dentro dritti con l'indice 10 nella nostra tupla mesi e ottenere in lettere ottobre, per esempio, vedete che incominciano a formarsi questi mattoncini per poi creare il nostro script finale o che soddisfi le nostre esigenze, anche con le tuple che sono molto, molto comode, molto molto dinamiche ecco un ultimo punto d'attenzione prima di concludere eh, non mettete un numero non mettete il valore 0 davanti all'indice della tupla perché eh, diciamo lasciamo perdere i dettagli perché sono un po complicati però se voi mettete lo 0 davanti all'indice magari siete tentati di farlo per esempio qui ecco riportiamoci sulla tupla dei mesi, vedete che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, magari per allineare i valori, se fate la tupla, se caricate la tupla in questo modo, magari per allineare i valori vi viene la tentazione di metterci lo 0, 1, 0, 2, in modo da avere sempre le due posizioni nell'indice, per, più per estetica che per reale eh, necessità. Ecco a noi diciamo, esseri umani, 01 e 1 è uguale sempre 1. In realtà, per il nostro sistema Linux, 01 viene interpretato con, con un'altra modalità numerica, che non è quella decimale nostra, ma quella ottale. Ecco, ho detto che è un po' complicato tecnicamente... Potete andare sempre su Wikipedia a vedere la differenza fra ottale, decimale, eccetera, eccetera, però vi dico solo di lasciar perdere lo 0 davanti perché automaticamente il motore Bash con lo 0 davanti lo interpreta come ottale, non come decimale. Questo fa sì che in realtà l'indice 0102 eccetera, o indici più alti, non siano in realtà quelli che pensiamo, ecco, perché se inizi a interpretare come ottale, per esempio, l'indice 0,8 e 0,9 vi daranno errore, perché nella modalità numerica ottale non sono previsti questi valori, quindi l'indice 0,8 e 0,9 vi darebbero errore, non vi vengono riconosciuti dallo script bash, mentre se lasciate via lo 0, 8 e 9 avete visto che funzionano benissimo. Quindi... Tralasciamo tutta la complicazione, voi avete anche questo testo se volete leggerlo a disposizione, avete Wikipedia a disposizione, però tralasciando ogni complicazione tecnica, te l'unica cosa che dovete tenere presente è non completate un indice con degli zeri davanti, magari per estetica, per allineamento, che non serve e soprattutto dà adito ad errori. Ecco, conclusa anche questa quarta lezione sulle tuple, che... Conclude un po' il discorso sulle variabili, quindi abbiamo visto nella lezione precedente variabili semplici, qui variabili un po' più complesse, però sempre di variabili si tratta e con la sintassi particolare della Bash, che è semplicemente da acquisire così com'è. Quindi, se volete, potete provare questi, eh, questi codici, questi script che io ho già preconfezionato. Vedete com'è la sintassi, potete prenderli come modelli, fare delle vostre prove e. Nel frattempo io chiudo questa lezione e vi aspetto alla prossima. Un saluto, ciao ciao.